Tredicesimo punto del programma del Movimento 5 Stelle: lotta a corruzione, mafia e conflitto di interessi. E se ci pensate, tutto quello che ha caratterizzato il rapporto tra Forza Italia e il Partito Democratico negli ultimi decenni, quando erano al governo, è stata l'assenza di una lotta reale a questi tre fenomeni. Soprattutto perché c'è una mutua convenienza che si è chiamata processi a Silvio Berlusconi, si è chiamata processi all'apparato manovrato dal Partito Democratico in alcune regioni italiane, in linea di massima si è chiamato evitare di pestare i piedi a chi alla politica faceva spesso dei favori. Noi vogliamo contrastare davvero questi reati per tanti motivi, uno su tutti quello legato al danno arrecato ai cittadini italiani. Pensate che la corruzione costa all'Italia miliardi di euro ogni anno. E soldi che potremmo utilizzare per tante cose, ad esempio reddito di cittadinanza. Pensate che soltanto per l'assenza di una norma, ad esempio sulla prescrizione, 100.000 processi vanno in fumo ogni anno, con tutta la perdita economica che ne deriva, perché sono processi sui quali per anni hanno lavorato giudici, tribunali e tutto l'apparato delle indagini anche. Allora, vogliamo partire da lì. La lotta alla corruzione deve essere fatta con degli strumenti adeguati. Quindi, per prima cosa, vogliamo riformare la prescrizione, inserendo il concetto che la prescrizione deve essere congelata al rinvio a giudizio o quantomeno alla condanna in primo grado di giudizio. Perché in questi due casi vuol dire che dalle indagini è emerso già che c'è una pista di reato, quindi non ha senso mantenere aperta la prescrizione e bisogna arrivare invece a conclusione del processo per capire se l'imputato ha davvero torto e quindi è colpevole oppure non lo è. Il mito che infatti va sfatato è che se il processo decade per prescrizione tu sei innocente. No, tu sei una persona che potrebbe aver o no commesso un reato, ma su cui la giustizia non è riuscita nei tempi massimi a scoprirlo, a sancire quindi la fine del processo. E vogliamo potenziare l'istituto delle intercettazioni. Sono uno degli strumenti più utilizzati per la lotta alla corruzione, perché è un tipo di criminalità che non prevede dei metodi eclatanti, quindi le intercettazioni sono l'unico strumento utile ai giudici per poter scovare appunto i fenomeni corruttivi. E vogliamo inserire nel concetto di intercettazioni anche quelle digitali, e ci sono tantissimi strumenti per farlo, e quindi investire anche sulla cyber security, ambiti che oggi ci permetterebbero di scoprire una serie di reati che purtroppo non riusciamo oggi a indagare. Vogliamo inserire, e qui mi sposto su un altro ambito che abbiamo discusso anche in quest'ultimo anno con l'approvazione della nostra legge, alcune dei metodi utilizzati ad esempio nella lotta alla corruzione con il concetto di whistleblowing, quindi dell'agente sotto copertura che possa indagare anche per i reati di corruzione, o appunto della protezione di un qualunque testimone di reati di corruzione che voglia andare a denunciare. È stata approvata la legge sul whistleblowing, come dicevo, quest'anno, ma va ora, diciamo, allargata e fatta funzionare specialmente nelle maglie della corruzione, il sistema corruttivo italiano. Passando ai reati di mafia, quindi al concetto stesso di lotta alla mafia, vogliamo che i processi legati ai reati di mafia possano essere celebrati in tutte e 26 le sedi della Corte d'Appello, e non in soltanto alcune di queste, ovviamente con giudici specializzati e con strutture adattate a poter portare avanti questo genere di processi, cosa che oggi non succede, con un rallentamento quindi dei tempi e una impossibilità spesso di celebrare appunto i processi per reati di mafia nei tempi che dovrebbero essere quelli giusti. E vogliamo che il reato di scambio politico mafioso, il cosiddetto 416 ter, venga privato da quello che è stato inserito con un colpo di mano dal governo Renzi nell'ultima legislatura, ovvero dal concetto di metodo mafioso. Cioè, oggi noi possiamo perseguire un reato per scambio politico mafioso soltanto se è stato effettuato con metodo mafioso, quindi con minacce di morte o con un fucile in mano. Oggi la mafia si muove in modo diverso, ha i suoi canali e ha la sua capacità
di ottenere quello che cerca anche senza utilizzare l'esplicita violenza. Quindi bisogna togliere questa dicitura per far sì che il giudice, davanti a un chiaro reato di scambio politico-mafioso, possa perseguirlo anche se non c'è stato il metodo mafioso. Introduciamo l'interdizione dei pubblici uffici a vita, quindi il DASPO, per i condannati in definitiva per corruzione, e crediamo che la corruzione, specialmente nell'ambito della pubblica amministrazione, sia un reato odioso e fastidioso e quindi tu non possa continuare a lavorare nei pubblici uffici, e aumentare le pene per corruzione, specialmente in ambito della pubblica amministrazione, crediamo sia la strada giusta da perseguire. E vogliamo potenziare l'autorità anticorruzione, il cosiddetto ANAC, quello di Cantone per intenderci, perché crediamo che sia un partner fondamentale per la lotta alla corruzione. E vorrei dare alcuni numeri e far capire un pochettino quanto ci costa la corruzione in Italia e tutto quell'apparato, dall'altro, politico-mafioso che si aggancia ai fenomeni corruttivi. Tutti gli appalti, gran parte degli appalti almeno in Italia, costano il 40% di media più che nel resto d'Europa. Questo proprio per i fenomeni corruttivi, non per il costo del lavoro maggiore o che chissà che cosa, per le tangenti che vengono versate di passaggio in passaggio negli appalti. Il 40% in più. Pensate quante cose si potrebbero fare con queste cifre. L'altro ambito su cui vogliamo mettere mano è il cosiddetto conflitto di interessi. Quindi tutta quella rete di sistema, di apparato, di persone in grado di manovrare dai media alle aziende molto influenti in Italia, alla politica, che ha messo i tentacoli, ha esteso i tentacoli sostanzialmente su tutto, limitando lo sviluppo del nostro paese. Non è mai stata fatta una legge contro il conflitto di interessi, perché, come vi dicevo, la convivenza e l'interdipendenza tra Partito Democratico e Forza Italia ha sempre evitato che si facesse. E noi crediamo che invece vada fatta, e vada, tra l'altro, debba essere considerato conflitto di interessi quello anche che si sviluppa senza un vantaggio economico diretto, cioè nel rapporto tra me e te il conflitto di interessi non è soltanto se io poi ne ho un ritorno economico, ma se ne ho un ritorno anche derivato, quindi maggiore esposizione mediatica, quindi aumento del valore della mia impresa, tutto quel tipo di vantaggio che può scaturirne. E vogliamo soprattutto estendere il concetto di conflitto di interessi non soltanto all'ambito governativo, ma anche alle figure più influenti, quindi ai sindaci, ad esempio, delle maggiori città in termini di capitale, ma anche appunto a livello demografico in Italia, e anche ai dirigenti delle partecipate. Le partecipate italiane spesso in alcuni comuni muovono una quantità di soldi che è maggiore di tanti altri comuni nel loro insieme addirittura. Di conseguenza anche lì viene segnato di conflitto di interessi. Questo è un pacchetto, quindi lotta alla corruzione, lotta alla mafia e lotta al conflitto di interessi, che in realtà è interdipendente, perché oggi il confine tra mafia, politica e alcune istituzioni è veramente labile, e quindi creare un pacchetto completo che possa contrastarlo è la strada giusta da percorrere. Noi l'abbiamo inserito nel nostro programma, fa parte di tanti altri punti che si occupano anche di giustizia, appunto, e siamo fieri di averlo al programma e di poterlo poi realizzare un giorno al governo.